Adesso si dovrebbe sentire. Buonasera a tutti. Eccoci al consueto concerto d'assieme tra il Corpo Musicale di San Pietro all'Olmo e il Corpo Bandistico Santa Cecilia di Lissone. Era il concerto che facciamo diversi anni fa in Villa Dubini, adesso da alcuni anni a questa parte siamo invece qui in Piazza della Chiesa. A dirigerci, come di consueto, il maestro Turiani, che dirige naturalmente entrambe le bande. Un programma vario, come di consueto, ad accompagnare l'esplicazione, diciamo così, dei vari brani ci sarà, come di consueto, Tiziana. Io brevissimamente saluto il sindaco, l'assessore alla cultura, l'assessore al bilancio, l'assessore, adesso faccio una gaffa assurda, all'istruzione, grazie, lo sapevo che prima o poi facevo una figuraccia. Saluto Don Giuliano. E direi, spero di non aver dimenticato nessuno. Qui vedete già un po' di strumenti nuovi, qualcuno di voi o forse tutti si ricorderanno sicuramente del bilancio partecipativo del mese di marzo, ma dopo avremo modo di parlarne più diffusamente. Detto questo, chiamerei Tiziana e vado ad accomodarmi. Buon ascolto. Signore e signori, buonasera. E visto che il presidente ha introdotto il concerto, se il maestro Turiani è pronto, io introduco il primo brano. È la Florentiner March di Julius Fučík. Julius Fučík è un compositore nativo di Praga, ha studiato a Praga con Dvorak. Nel 1891 entrò nella banda militare di St. Pölten, dove ebbe come direttore Josef Wagner. Maestro di cappella a Sisek in Croazia dal 1895, dal 1897 fu Militar Kapellmeister a Sarajevo e nel Novecento si trasferì a Budapest e sempre come direttore di formazioni militari. Nel 1913 è a Berlino, dove, abbandonata la carriera militare, muore a 44 anni in attesa di diventare Kapellmeister della città tedesca. Tra le sue più famose composizioni ascolteremo la Florentiner March. Maestro, deve dire qualche altra cosa su Fučík? Allora, la Florentiner March.